Siamo stati per tanto tempo fuori dalla mischia, ci siamo entrati nelle ultime due partite e magari oggi negli ultimi minuti possiamo veramente tornare ad essere giudici del nostro destino, però bisogna andare a Verona e fare una partita importante per fare questo, altrimenti saremo comunque con i problemi. Fuori di dubbio che venerdì prossimo contro la formazione Clivense occorrerà un altro Pescara rispetto a quello visto questa sera con il Livorno. Sì, però questa della partita con il Livorno fa poco testo, perché noi credo che abbiamo preso questa partita, io l'ho detto all'inizio, prima di cominciare, ho detto a tutti i ragazzi, grande concentrazione, perché intanto non ci regala niente nessuno e poi soprattutto non guardiamo che questi magari sono con tanti ragazzi, perché quella è la cosa più difficile, perché questi ragazzi vogliono mettersi in mostra, vogliono giocare, vogliono far vedere il loro valore e noi invece magari siamo lì che aspettiamo il momento per fare gol, e in questo campionato non si può aspettare nessuno, in questo campionato bisogna essere dei killer veramente, perché se non si ha il coltello tra i denti si rischia di perdere con chiunque. Ho detto che è troppo importante per questa città, per i tifosi, per noi in primis, per la dignità di ognuno di noi, perché una squadra come questa che deve lottare per non retrocedere all'ultima giornata di campionato, secondo me è veramente un grande peccato, perché se è vero come è vero che i miei giocatori ritengono di essere giocatori forti, adesso bisogna tirare fuori le palle e dimostrarlo. Successo a Cittadella l'avevo proprio scritto, perché per me Cittadella o era proprio in crisi totale oppure doveva vincere. La bestia nera del Pescara, tra l'altro. La bestia nera nostra. E per quanto riguarda il Trapani, io l'ho detto prima della partita a un mio amico che era con me, ho detto oggi il Trapani fa risultato anche a Perugia, perché il Trapani ci mette quello che dicevo prima. Io credo che, senza nulla togliere ai giocatori del Trapani, ma credo che se uno avesse visto la lista del Perugia e la lista del Trapani, il risultato sulla carta doveva essere scontato. Invece nella realtà in Serie B non è scontato nulla se entri in campo e dai sempre il massimo di quello che puoi dare. Purtroppo questa è Verona per noi è sempre nel nostro destino. Se vi ricordate dove è stato nel primo playoff che ci ha riportato in Serie B. Gran gol di Ganci. Gran gol di Ganci, sono state tante belle partite in Serie B, adesso ci tocca il Chievo e ci ritocca incontrare lo stesso mister, speriamo che magari la fortuna questa volta sia dalla nostra parte.